questo nuovo video della vita in città 2. Quest'oggi ho un sacco di cose da fare, ma lo dico in tutti gli episodi. Però siamo poveri, questa è di nuovo una novità. Risuccede più o meno ogni 3 episodi, all'incirca diventiamo poveri. Ma va bene così. Allora, sì. No, è stata una scelta incredibile. Lo voglio appendere qua, voglio, ti giuro, un quadro e lo appendo qui, Steph. Allora, prima cosa, la più importante di tutte, andiamo in ordine di priorità. Avete votato il sondaggio e ormai è deciso, non me ne frega nulla. Ferre potrà protestare quanto vuole, ma vi presento Bam e Bu. I nomi più belli che siano mai esistiti in coppia. Siete dei geni ad avercelo proposto, ma i nostri finicotteri si chiameranno Bam e Bu. E ormai è deciso, è proposto, è fatto, è confermato. Mi dispiace, Fere, va bene? Non vuoi proprio commentare? Non vuoi commentare? No. Dai, ammetti che fa ridere. Allora, separati sono bussato. Carini. Cosa? Ma stanno bussando. Buongiorno. Buongiorno. Come ha fatto a bussare? Ciao ragazzi. Salve. 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 Ma voi lo sapevate che toccando la porta bussa? No, infatti abbiamo sentito bussare. Mi ha fatto una paura incredibile. Io pensavo fosse in casa. Ho detto che... dicevo, c'è qualcuno che bussa. Beh, in ogni caso, ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Buongiorno, tutto bene? Vuoi sapere i nomi dei nostri fenicotteri? Tu direi, no, non ci interessa. No, mi interessa tantissimo. Come si chiamano? Allora, lui è Bam. Bam. E lui è Bu. Ah, Bambù. Capito. Oh. Mio Dio, va bene, me ne vado, ragazzi. Me ne vado, che è meglio. No, non me ne vado. Sono venuto per un motivo. Ok. Vi piace la mia armatura? Viola? Allora, in realtà no, perché è in pelle. Però è molto bella incantata. Però è bella, sì, è se bella. Se sapeste gli incantesimi che ci sono dentro, non avete idea. C'è rigenerazione dalla mana, protezione dalla magia, c'è di tutto. Non è male, non quanta è male. Roba. Ok. E io sono venuto vorrebbe? Qua per un motivo. Mm-hmm. Ho bisogno delle vostre armature. Ok, meno male, okay. Perché se volevi soldi non ne abbiamo. Infatti. No, sapete cosa? Possiamo fare uno scambio, perché anche io non ho molti soldi, quindi se voi mi date un'armatura completa in copper, sì, io vi posso incantare le vostre. Ok. Bello. Mi piace? Ci sta? Sì, va bene. Piace. Però dovrete anche fornirmi un po' di lapis. Ok. Okay. Dai, 16? No, lei ha già detto ok. Eh no, sai perché? Perché comunque le nostre sono due armature. Per le contrattazioni devo fare io. Ma comunque sono due armature e noi gliene stiamo dando una. Vabbè, allora, prego, può venire dentro a casa nostra. Anche perché ho gli ultimi 8 livelli, quindi sono perfetti per farvi tutto il set. Okay. va bene. Speriamo. Ok, è pronta questa armatura? Tutto pronto, prego. Ecco a lei. Vediamo. Ma quanto dà di protezione? Sono curioso. Uguale al ferro. No, veramente. Sì, semplicemente resiste un pochino meno. Ma se tu guardi che cosa ti dà, ti aggiunge anche il max health. Infatti, se tu tornassi a cuori pieni, avresti due cuori aggiuntivi. Due cuori in più. Sì. Ok, allora devo andare da Mark. Dai, venite da me che vi faccio le armature intanto. Benvenuti nella mia umile dimora. Entrate. Carina. Bella. Pulisciti i piedi, cosa fai? Aspetta, faccio una battuta. Ah, ma è grasso il pavimento. Per chi non l'avesse capito, nello scorso episodio le ho presi in giro perché casa loro era ancora vuota. Non è colpa mia se Marci mi fa pagare 100.000 di d'argento. Abbiamo lo stesso problema, infatti. Vabbè. Allora, questo qua è il tavolo degli incantesimi. Se mi date le vostre armature ve lo incanto. Ok, allora, okay. Prego. Partiamo dalla mia. Allora, io vi dirò che incantesimi escono fuori e voi mi dite sì o no. Okay, vai. Vediamo. Ma protezione dalla magia. Secondo me questo è buono. Beh sì, ci sta. Ci uno sta? mettiamolo. Sì, perché protezione no? Dalla magia. Proviamo ad andare. Protezione 1. Ok, questo sì. Questo sì, fantastico. Poi abbiamo un'altra protezione dalla magia, signor Steph. Ma andrei di protezione fisica. Devi sperare che esca. Niente. Non vuole uscire. Protezione 1, eccolo qua. Oh, ci abbiamo fatto. Siete pronti? Allora, facciamo così. 1, 2, 3. Ah no, c'era un altro, scusate. Vi incanto pure questo, già che ci sono. Ok. Mi stavo dimenticando. Dai, eccolo qua. Perfetto, ho usato tutti i livelli. Quindi tieni l'elmetto. Bellissimo, tieni. Adesso. Ora dovresti essere molto. Guarda che figata l'armatura che sei adesso. Sto sbrilluccicando. È bellissima. La vorrei anch'io, ma non ho più livelli. Vabbè, combattere. Esatto. Infatti ora mi sa che vado a fare una missione. Ragazzi, è stato un piacere fare affari con voi. È stato un ottimo scambio. Arrivederci. Grazie mille. Arrivederci. Guardate quanto siamo belli. Sono super soddisfatto. È bellissima, perché incantata sembra quasi rosa. Cioè, mi piace un sacco. Già. Speriamo che basti per quello che dovremo fare oggi, perché rischieremo veramente tanto. Allora. Comunque, quindi la situazione. Un discorso in sospeso. Sì, Bam, Bu.
Io ci tenevo a dire che preferivo bubble e tea. Ok. Perché però, erano carini. Bubble però, tea però hanno proprio stravinto bambù. Lo so che ha stravinto. Io ho fatti nel sondaggio. Voglio svelarla questa cosa, okay. L'ho messo in basso nelle opzioni, perché ho detto così tutti votano i primi. Mi sa che bubble tea era primo, vero? Allora vieni che ti devo far vedere una cosa importante. Invece mi hanno fregato lo stesso. Maledetti. Allora questo lo ridepositiamo qua. Allora praticamente, ti ricordi che la scorsa volta non funzionava il nostro bel forziere? Sì, esatto. L'ho sistemato. Infatti si è mezzo duplicata la chiave. Un casino cosmico, bla bla bla. Vabbè, però l'importante è che funzioni. Teoricamente, e che la chiave giusta adesso. Ora funziona. Allora, okay. Quindi se tu fai tasto destro in questo momento, cosa io ti non dice? Io non lo posso aprire. Ti serve la chiave. Ok, dormiamo. Ma devono rovinarmi questa scena per tutta la vita. Ma riusciamo? Io non potrò mai far vedere questo baule come si esatto, deve. Esatto, riusciamo a usare il baule che abbiamo pagato un sacco di soldi pure questo. Allora, vai allora, Steph. Stavamo dicendo, quindi io faccio così, dice serve la chiave. Esatto. Faccio tasto destro, hai aperto il baule. Ora lo puoi aprire? Fai vedere? Sì, lo posso aprire anch'io. Esatto, perché io lo apro sblocchi in generale. Ok, lo puoi anche richiudere? Esattamente. Chiudilo. Guarda, io faccio così. Prova. No, non ci credo. Eh? Io pensavo che lo potessi aprire solo so tu con la chiave, non che sbloccassi il lucchetto per tutti. È una figata incredibile so questa. Ok, Fere, adesso posso dirti l'altra cosa di oggi. Vai, dimmi. Facciamo la prima missione di grado C. No. Sì. No, sì. No, Steph. Fere, sai quanto paga? Quanto? 5 monete d'argento. Però moriamo. Sì, sì. Esatto. Sì, cioè sì, scriviamo non la tomba. Non torneremo entrambi a casa. Mettiamola allora, così. In ogni caso, Steph, mm-hmm, mi porto dietro il totem. Direi, Fere. Cioè, così proprio male che vada, torno in vita. Ti riporto in vita e scappiamo. Cioè, se proprio si mette male. Il capito? Problema è che ci servirebbero delle zuppette. Ma tante. E però noi non abbiamo soldi. Però potremmo fare uno scambio con quello schifoso. Oppure potremmo prenderle a credito, no? Comunque c'è il nuovo meme che Mark lo chiamano tutti il truffatore. Per via delle zuppette che vende. Ed è super arrabbiato di questa cosa. Sì, ragazzi, voi non avete idea di quanto è arrabbiato. Sei proprio rimasto male. Sì, sì, sì. Ed è un po' colpa mia, perché sono io che ho iniziato a far partire il tutto sul truffatore. Quindi continuerò, giustamente. Perché invece che smettere, ovviamente si continua. No, no, allora, ma che si continua. Allora, vediamo un attimino se il truffatore ci vuole parlare. Vediamo. Buongiorno, truffatore! Oh, salve, buongiorno, signor truffatore! No, allora, non iniziamo con questi discorsi qua. Io sto lavorando. Allora, vediamo dove sono le ossa che mi ha rubato oggi. Quando le vedo, quando quali le vedo. Steph, okay, ma okay, stai dicendo robe false. Allora, quanta... allora dimmi, parliamo dimmi, velocemente dimmi. Io e lei. Sì, dimmi tutto, io e Fede dimmi, dobbiamo andare dimmi a fare una missione di grado C. Sì, ok, C? Sì, esatto. Moriamo. Tostona, C, ragazzi, ci moriremo. Tosta. Ci moriremo, non l'ho capito. C, che se avete bisogno ci sono io nel caso. Allora, abbiamo bisogno di un bel po' di zuppette. Ditemi. Allora, okay, però c'è un problema. Ditemi. Brava, Fere, sì. Non abbiamo soldi. Non abbiamo grazie, soldi. Grazie. Ok, mi piace questo discorso, okay, che non avete. Però soldi. Lei vedo sì? che non ha tre pezzi di armatura ancora. Ok. Vuole mi fare piace uno scambio di baratto? Allora, accetto questo scambio di baratto in compagnia vostra, mi piace. Cosa mi date? Cosa mi barattate? Allora, vediamo. I tre pezzi di armatura in copper che ti mancano. Ok. Tu considera sì che un copper vale 20 monete di bronzo. Ok, invece quindi che 30 rispetto al ferro. Quindi per sé 3 set, cioè 3 pezzettini di armatura quanto verrebbero? 8, 12, più 7 sarebbero 19 pezzi per 20... Tre monete 80. Sì. Quindi sapete che quasi riuscivo a comprarvela. Però sarò bravo con voi. E allora, 3 monete 80. Quindi vi servono allora, più vediamo cuori possibili al momento. Allora, vi do 2 di gelatina. Quindi tenete qua, che danno okay 2 cuori a ogni pezzo. Perfetto. Poi vediamo, perché questo qui mi è venuto a costare praticamente 100. Poi vediamo, vi do altri 2 di carne, che sono altri 70, quindi 170. Ok. Poi vi do ben 3 di mais, che sono altri 90. E andiamo a... mi sono perso, siamo quasi più o meno a 300. E poi vi do queste qua di pomodoro. Dai, ve le regalo tutte quante. Ve le regalo okay tutte quante queste qua di pomodoro. Okay. Vediamo quanta vita avete. Allora, Fero, un po' più avanti di te. Direi che secondo me qualcos'altro anche di verdura. Dai, vi do le ultime 2 di verdura. Secondo me siete ben coperti, ragazzi. L'unica cosa, le posso consegnare dopo l'armatura?
Allora, sarò sincero e gentile con voi, sì, ma solo perché vi ho rubato anche due mele, oltre che al bone di prima. Ah, quindi ha rubato. Quindi ecco, ho rubato, vedi. lo ammetto. Però ho fatto una mossa stealth che non avete visto, grazie. Là. Dai, dai, abbiamo fatto degli ottimi scambi. Ottimo, mi piacete. Ci vediamo più tardi con l'armatura e la zappa, allora. Ok, 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 allora a dopo. Arrivederci, grazie. Sconfiggi il cavaliere sopra la torre, grado C, vicino alle coordinate 4500 e 6800, troverai una torre. Dovrai entrare e sconfiggere il cavaliere che si trova in cima. Uccidi il cavaliere. Ricompensa 2 livelli avventuriero e 5 monete d'argento. Ok. Ok. Come facciamo, Steph? Non lo so. Non lo so. Io sono un po' in ansia, ti dico la verità. Anch'io. Cioè, ok, che siamo messi benino. Allora, no, benino, però, Ok. Non è male, secondo me. No, non lo so. Una missione di livello C mi mette comunque un po' di stress. Allora, aspetta che ci gestiamo un attimino i cuori. Esatto. Io mangerei una di carne al momento. Poi, se faccio i calcoli giusta, una di verdure. E poi una gelatina. L'hai vista che bella la gelatina? È troppo carina. È troppo carina. E torno a vita piena. Tu quanti cuori ti mancano? 3. Ok, quindi ti basta questo più questo. Ok. E a quel punto comunque abbiamo ancora 7 cure. Anzi, 8 cure. Ottimo. No, siamo messi benino però. No, siamo messi bene, dai. Bene, credo che sia quella torre lì in fondo. Vedo in mezzo alla nebbia la torre. Non so, okay, se l'hai notata un pochino. No, io ancora non la vedo. Lì avanti, lì avanti. Ok, ok, va bene, ti seguo. Ok, cespugli. Sì, mi hanno rallentato, mannaggia. Io no, 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 ma avevo paura che avvelenassero. Cioè, no, perdere i cuori così al momento sarebbe veramente ci stupido. Ci mancherebbe altro. Allora, ok, sì, la torre è per forza quella. Beh, qui con le coordinate ci siamo, no? Mm-hmm. Quindi sì, è per forza quella. No, no, Steph! Bene, ho capito, è il nostro dopo lavoro. Cioè, altro che minatori. Dopo. Doppia! Come doppia? Un sacco di ossa, una carotina d'oro. Ok. Prendo. Cos'è quel... Ah, che schifezza. Fede, io ho trovato un pezzo di armatura in ferro. Io ho un pezzo di armatura in pelle. Enlightenment 2. Io la tengo, non si sa mai, magari la vendiamo. Credo che sia meno forte la nostra, però la mettiamo comunque in cassaforte qua. Molto bene. L'entrata è qua. Ok. Buongiorno. Buongiorno. Devi andare, è minaccioso. Aspetta, Steph. Ci con la faccia giusta, con la faccia giusta. Fammi vedere la faccia. Se non entri con la faccia giusta, qui muori, Ho capito. Non c'è nulla da depredare, visto che ci siamo. No, peccato. Okay. Sento rumori? Bene, zombie, c'è uno spawner. Ok. Cerca di finirlo, io devo rompere lo spawner. Ok. Lo rompo. Ok, rotto. Perfetto, qui così non so se ci sarà una qualcosa. Boh, spirit orb, nel dubbio ce li prendiamo. Non credo, però va bene. Allora, sento altri rumori. Però, scusami un attimo, qua. Infatti, ecco. Secchiello, non è male. Che vuol dire quel Buffalon Small Storage? Allora, Fede, prendi tutto il pane, le stringhe, le ossa, prendi tutto. Okay, può essere tutto utile. Sì. Io inizio a salire a capire cosa cavolo c'è qua. Occhio, che io sto prendendo tutto quanto. Scheletri! Certo. Ok, io ho preso tutto. Salgo, mannaggia. Sì. Ok, ci sono. Ho parato. Brava. Ce l'hanno con... Mannaggia, stavo per dire ce l'hanno con te, mi sono girata. Rompo lo spawner, rompo lo spawner. Vai. Uff. Ok. Ottimo, dai. Sta andando. Allora, un pezzo di armatura per cavalli. Non abbiamo un cavallo, però bene, mi fa piacere. Un pezzo di corna di cervo, tipo. Ma io voglio discutere un attimo. Cosa hai trovato prima? Quell'oggetto strano? Non lo so, si chiama Buffalon Small Storage. Ok. Non so cosa sia. È storage, però è una sorta di... Ma queste sono ossa, giusto? Sì, prendile. Te lo stavo per dire. Esatto. Okay. Dicevo, una sorta di cassa, di magazzino. Storage, mi viene da pensare quello. Vex, sopra di te. Dove? Compare e scompare perché può passare attraverso il blocco. Lo so. No, mannaggia, ci mancano solo i Vex. Scheletri, ragazzi, da me. Ok. Sto parando. Mi hanno colpito. Ok. Questo è velocissimo, perché corre così tanto? Non lo so, sto rompendo lo spawner, okay. Prendo danno. Occhio che un altro scheletro. Ok, vai. Per prendere. Vabbè, mi ha preso, pazienza. Tom, muori. Ok. Tanto allora, io ho perso 3 cuori. Non pensiamo alle ceste e continuiamo a salire un attimo. Penso, okay, che i Vex siano qua sopra, non c'è altra spiegazione. È questo? Lo rompo. Ok, bravi. Allora, torniamo giù. Vediamo la cassa. Siamo la cassa. Ok, fammi aprila vedere. Ferro, altra name tag, prendi yes tu. Pane, stringhe, prendi tutto. Staff, sai cosa vuol dire?
Che per ora abbiamo le name tag per tutti i nostri animali. Ma non abbiamo l'Anvil. Lo so. Giusto? Okay. Sì, esatto. Però ce li abbiamo, perché abbiamo Arancia e i due fenicotteri, che mi ripeto di dire il nome. È fantastica questa cosa. È fantastico, è fantastico. Sono troppo felice. Allora, qua cosa c'è? Altri due di ferro, un piccone in ferro. Queste le prendiamo, non so se ci servono. Queste assolutamente sì. Music disc io non li voglio, non mi piacciono. Non Steph, so te. Qui altro ferro, oro. No, la mappa del tesoro. Esatto, no, di un dungeon dice. Un pezzo di pelle. Ah, fammi vedere. Allora. Dice dungeon, Buried, vero? Buried dungeon map. Quindi, tipo il dungeon sottoterra. Ok, non si capisce minimamente dov'è, sembra molto Anzi, lontano. Anzi, sepolto, dungeon sepolto dovrebbe sembra essere. Sembra molto lontano. Ci liberiamo uno spazio. Perfetto. Anche ste robe non ce ne facciamo nulla. Ci servono. Ma non è vero, ah, abbiamo tirato degli archi super rotti. Ok. Ah, comunque, quando ci avete chiesto perché abbiamo comprato l'arco con la ricompensa, è perché l'arco non lo possiamo craftare. E quindi era l'unico modo. Certo. Io prima di salire mangio, non me ne frega nulla. Tu quanti cuori hai? Me ne manco uno e mezzo, non è tanto. Tieni. Una dici, mangiala. Dici, sì, 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 andiamo full vita, okay. Fere. Ok. Ah, sei pronta? Teoricamente è allora, qui. Steph, il punto è che si vede il cielo, quindi è l'ultimo piano della torre. Se deve essere da qualche parte. No, è lui! Fere, sali veloce! Oh, mamma mia! Fere, è matto! Ok, lo colpisco alle spalle. Cosa che avrebbe fatto? Cosa si è bevuto la pozione, Steph? Non so di cosa, ma ha bevuto. Fere, mi ha rotto lo scudo! Ok, Steph, lo sto colpendo. Praticamente... Aspetta. È morto? Ce l'abbiamo fatta? È morto? Mamma mia, Steph. Fere, abbiamo... Che figo. Cos'è sta roba? Questo abbiamo qua la è zona. Un Waystone. No, no, è un Waystone. Praticamente se tu ne sblocchi vari, tu puoi venire qua e teletrasportarti negli altri che no, hai sbloccato. Oh, bellissimo. E questo si chiama nello specifico Zedirder. Quindi è la torre di Zedirder. Okay. Ok, detto proprio così. Che figo! È stato bellissimo, ma l'hai visto come si muoveva? Sì, era abbastanza... Allora, praticamente aveva un attacco per annullarmi lo scudo per tipo 2 secondi. Ho visto. Quindi in quei momenti se io non correvo mi avrebbe shottato. Esatto, poi fortunatamente a me non ha calcolato, quindi come sempre se la prendono con te. Ricordatevi sempre che quando facciamo le missioni di grado C noi siamo in due. Cioè pensate qui, Kendall o Marci o Mark da soli. No, non ce l'avrebbero fatta, ragazzi. Sarebbe stata veramente anche difficilissima. Anche perché pensa noi, con tutti anche gli spawner comunque. Ma io ad esempio fightavo i mob e tu rompevi gli spawner. Pensa da solo, devi far tutto da solo, cioè è un casino. Allora, è il momento di completare la missione. Guardate, livello avventuriero 10. Facciamo così. Il tuo livello avventuriero è 12. 12. 12. 12. Vediamo se abbiamo i soldi, la cosa più importante. Bene. Te li ha dati? Guarda. Siamo di nuovo ricchi. Meno male. Allora, zainettino, facciamo così. Di nuovo 5 monete d'argento e 56 monete di bronzo. Ci sono avanzate anche un po' di zuppette. Fede, vittoria importante oggi, eh? Assolutamente sì. Vittoria veramente importante. Allora, sto guardando un attimino dall'alto. C'è questo villaggio che direi di esplorare al volo. Infatti magari ha qualcosa dirti, di utile. Steph, ma facciamo qualche esplorazione visto che siamo qui. Sì, ma così al volo. Ah, e poi ovviamente mercoledì andremo in miniera di brutto. Però abbiamo voluto sapere le cose perché sapevamo che la missione di oggi sarebbe stata veramente complessa. È un infatti po' impegnativa, è stato così. Certo. E quindi preferivamo separare le cose. Quindi mercoledì e... Meno male che non ho preso danno. Steph. Super episodio in miniera. Cerchiamo di prendere il primo diamante. Secondo me no. Però sì, quello sì. Sarà l'obiettivo, ma non l'obiettivo lo troveremo. L'obiettivo è quello, l'obiettivo è però quello. Però non lo troveremo, lo so già. Vediamo un pochino cosa troviamo. Allora, buongiorno. Attacca sto robo. Cos'è? No, vero? Perché so che è molto pericoloso. Sembra il ciocobo di Final Fantasy. Ma è indemoniato. È aggressivo, esatto. No, no, stai lì lontano. Aspetta. Fere. No, 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 non mi ha guardato. Fere, non provare a tamarlo. Ok. Sei troppo carino. Fere, lascialo. Fere, ti vieni qui. Fere, ti garantisco che quello shotta più del cavaliere che abbiamo affrontato. Lo posso cavalcare. Andiamo via. Comunque c'è una miniera qui sotto. Vuoi dare una sbirciatina? No. Dai, almeno per il ferro. Allora, pane, mele. Io non so se le cipolle servono, ma io non le prendo. Faccio... Che c'è? No, 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 no. No, 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 scappa. Fere. Non è colpa mia, Steph. Ma ha visto passare di fronte alla miniera. Vai, veloce. Perché dobbiamo raddoppiare le nostre missioni? Non lo so! Questo è perché hai detto che era troppo semplice, vedi, te lo meriti! Fere, l'hai evocato tu! Muori! Steph, l'ho visto correre fuori dalla miniera mentre ci passavo di fronte! Vabbè, perché sapevamo già come combatterlo. Quindi c'era che la trappola nel villaggio, altro che... Non era finita così, Steph. Infarto, Fere. Mamma mia. Io volevo vedere mia. Qui, perché Steph... C'è una cosa... No, c'è un pipistrello gigante! Fere, se torni lì io ti faccio fuori. Steph, c'è una cosa incredibile, mi vuoi ascoltare? Cosa? Un cavaliere? C'è il minerale viola, quello che non troviamo mai, ce ne sono 3 pezzi qui. Ma davvero? Io mi sono affacciata e ho visto il cavaliere correre verso di me.
Sì, Fere, però... ma c'è di tutto, però. Cos'è? Cos'è sto robo? Ok. Ho preso un po' di danno. Allora, Fere... Occhio, via! Ok. Ok, perfetto. Esattamente come volevo. Ah, cos'era? Non lo so, illumina. Controlla bene, mentre prendo. Sì, sì, vai, prendi. Uno, due... E tre, questa cosa è utilissima. 4, 4, 4. Ottimo, vedi che tu non mi ascolti. Ok, ok, ok. Poi c'è il solito copper, il solito tin. Mi segue qualcosa? Perché è così veloce? Perché Elite, spara. Per Elite di livello 2. Ma, mannaggia. Mi ha fatto danno. Togliti. Ho perso tre cuori. Ok. Ok, maledetto. A 4. Ok. Io prendo tutto. Cos'è? Sono dei libri. Rushdown Cowardice 1, Enchanted Book. Tu cos'è il tuo? È quello che ti ho detto, Cowardice. Che cavolo è il Cowardice? E te lo spiega, c'è scritto. Allora, quando sei full HP. Ok. Allora, ah, fai più danno da ranged, quindi da lontano e da melee. Io questo lo do a Kendall. Figo. Cosa ne pensi? Li no, beh, potrebbe servirci a noi quando siamo, però non siamo mai full vita tanto. Infatti, quindi sì, la voglio esplorare. Non l'ho mai vista una nave volante. Ma che siamo pazzi, ragazzi. Però ci sono oggi mob. È una giornata meravigliosa. Stiamo rischiando di morire ogni due secondi, ma è bellissimo. Se no, Steph mi ha... Fere, inizia a rompere i miei e piano piano risali. No, raccolgo un po' di terra qui in giro. Ma dai, Fere, non c'è gravità, fai così. Ma faccio prima a far così. Ma non è vero, almeno sblocchi blocchi. No, perché poi arrivo a un certo punto in cui sei troppo in alto e non ci arrivo. Quindi mi conviene far così. No, perché sali man mano. Ma prendo una ventina di blocchi e va bene così, Steph. Buongiorno. Allora, buttiamo questa che non mi serve a nulla. Ok. Ok. Allora, c'è qualcosa qua sopra? Non mi sembra. C'è nulla? Neanche salgo, No, c'è della TNT. C'è una stanza che non ho ancora aperto perché ho paura. Ok, quanti blocchi mi servono secondo te? Più o meno 15-20. Ne ho 18. Spawner di cosa? Arrivo. Lo rompo, lo rompo, lo rompo, lo rompo, lo rompo, lo rompo. Ci sono, Ok. Ciao, Fere. Eccomi. Allora, ci sono due casse. Ho appena rotto uno spawner. Ok. Allora, un pezzo di ferro. String, pane. Allora, qui non c'è niente, Steph. Un uovo di villager. Un sacco di torce che comunque mi prendo volentieri. Però poi ci sono semini e i rail. Prendili. Che, boh, non ce ne facciamo molto, però. Ah, sono stanco. Mamma mia. Finalmente siamo a casa. Allora, dobbiamo fare l'armatura per Mark, prima che mi dimentico. E avvisare anche Kendall che abbiamo trovato altre gemme. A quanto ne avevamo venute? A 50 luna, vero? Sai che non mi ricordo, Steph. Mi pare di sì, Fere. Mi pare di sì. Allora, possiamo un attimino riaprire con questa. Ok. E dobbiamo depositare qua di sicuro le gemme, appunto, il ferro. Depositiamo anche l'uovo per spawnare i villager, che potrebbe essere interessante. La campana, questa cosa per enchantare, che potrebbe essere veramente buono. Il resto mi sembra abbastanza poco raro, quindi secondo me non è da depositare qua. Abbiamo craftato tutto quanto, finalmente, e lo portiamo qua. Campioni, ditemi, buongiorno, ditemi, buongiorno. Ditemi. Noi manteniamo le promesse. Upla, upla, upla. Wow, che bello! Bella. Posso dirlo? Posso dirlo? Lo dico? Dillo lo io. Dico? Fiammeggiante! Guarda, guarda! Guardalo! Ha buttato i pezzi di pelle. Campione, una promessa è una promessa. Fuoco. Voilà! Allora, vuoi sapere l'ultima? Vai. Kendall è stato così gentile che la mia me l'ha pure incantata, ma mettendo efficienza, e in questa mi metto un breaking. Quindi avrò doppia zappa incantata. È importante. Bello. Sono proprio geloso, Però, perché non me la raccogli? Dove perché aiuto, l'inventario è pieno, campione. Bello! Non ho uno zaino! Guardi cosa abbiamo trovato noi. Bello! Ti piace? Allora, quello è gustoso. Posso dire un nuovo termine? Vuole pagare? Te lo compro. Ok. Te lo compro a 10 di bronzo, dai. Dai. Io dai. Ne ho anche altri 3 comunque. Sì, ma sembra che non li voglia. 15 l'uno e te ne vendiamo 4 e sei a posto per un sacco di tempo con le ossa. Scusa, quanto? 15 è un osso. Cioè, quanto? Allora, sono 9 pezzettini di ossa. Sono giovane. Allora facciamo così. 10 l'uno. 50, dai, 50. 50 dai, totale? Dai, vi do 50 per totale. Per 4 pezzi, va bene. Per 4 pezzi, perché sono un signore. Ricordatevi di questo mio gesto. Facciamo che butterò via queste uova. Bene, bene. Comunque, occhio, non toccate mai i maiali nella vostra vita, perché se non sono morto oggi, non morirò mai più per il resto della mia esistenza. Con i maiali? Ma perché ragazzi, se ne
se ne toccate uno è la vostra fine. Vi inseguono tutti. Poi ora sono un po' matti, okay. Infatti qua tipo ho dovuto fare una cella per scegliere chi eliminare e gli altri lasciare dentro. C'è un disastro. Cioè fidatevi, una battle royale. Una battle royale di maiali ho vissuto prima, fidatevi, ero inseguito. Però il campione non ha questo. Cosa? Lo zaino? Te lo posso rubare, campione. Questo è bellissimo. Vabbè, allora, vi ringrazio. Grazie per l'armatura. Arrivederci. Grazie. Lo scambio e le sue zuppette sono state utili. Infatti, com'è andata? Com'è andata tra zuppe? Siamo rimasti vivi, quindi è andata bene. Sì, è andata bene. Bravi. Un passo avanti. Me ne avete avanzate alcune di zuppe che vi ho dato? Sì, 4 zuppette. Ok, ottimo, ottimo. Vedete che il calcolo era perfetto, Sì, è stato molto bravo, Sono un ottimo venditore, sono un ottimo venditore. Buona giornata. Arrivederci, buona giornata anche a voi. Arrivederci. Direi che per oggi ci fermiamo così. Ne è valsa la pena. Certo, da una parte non abbiamo guadagnato i soldi che avremmo potuto fare da Mark, però lo sapete, avevamo bisogno di quei cuori. È stato fondamentale per completare la missione, che comunque ci ha portato a guadagnare 5 di argento. Quindi secondo me, alla fine della fiera, gira e rigira, ne è valsa la pena. In un modo un po' alternativo, ne è valsa la pena. E poi comunque ci avanzano 5 zuppette che dovrebbero bastare almeno per il prossimo episodio. Quindi almeno per un altro episodio non spenderemo soldi, anche se non ne guadagneremo, perché il prossimo episodio sarà full in miniera. Noi ci fermiamo così per questo video della Vita in Città. Ci vediamo mercoledì. E niente. Ciao ciao. Ciao ciao.